Sabato 6 ottobre 1973, nel giorno dello Yom Kippur, la principale festività del calendario ebraico, le truppe di confine israeliane furono attaccate a sorpresa da unità egiziane e siriane 10 volte superiori per numero. Nel giro di 10 ore gli egiziani avevano costruito 10 ponti e 500 carri erano già dislocati sulla sponda orientale. In meno di 24 ore due divisioni di fanteria e due divisioni corazzate avevano attraversato il canale. Fu questo il momento più favorevole agli egiziani. Dopo appena 30 minuti dall'inizio delle ostilità, le riserve corazzate israeliane, secondo i piani previsti, si spostarono in prima linea dove furono decimate dalle squadre anticarro egiziane. Le unità egiziane avevano respinto i primi contrattacchi proprio secondo i piani ed espugnavano uno alla volta i forti della linea Bar-Lev. Il forte più a nord non fu mai conquistato e a sud, a Porto Tevfik, un ufficiale e 42 uomini resistettero una settimana prima di arrendersi con la mediazione della Croce Rossa. Dopo ripetuti attacchi non restavano che pochissimi proiettili e granate. L'ufficiale egiziano che espugnò il forte era convinto che le armi pesanti fossero state nascoste, in realtà non ne avevano. Furono traghettati a Porto Tevfik, dove superstiti e feriti vennero avviati nei campi di prigionia. Il fuoco di sbarramento aprì la strada alle unità corazzate siriane che valicarono i posti di confine. Era come un'inondazione, dirà un israeliano. Non sapevo che al mondo ci fossero così tanti carri armati. In quella che fu la più disperata ed eroica battaglia della guerra, gli israeliani disponevano di 180 carri armati e 60 cannoni per difendere un fronte di 40 miglia. Un giovane tenente al comando di pochi carri sostenne per 20 ore l'attacco siriano, tendendo imboscate, cambiando posizione e contrattaccando. Anche l'artiglieria mobile si rivelò efficace nel rallentare l'avanzata e fu ben impiegata considerato che la conoscenza del terreno era il solo vantaggio degli israeliani che si erano addestrati a lungo misurando la gittata e i migliori angoli di tiro. Ma non avevano mai pensato di poter essere soverchiati in rapporto di 5 o talvolta persino di 11 a 1 e malgrado gli sforzi furono costretti a retrocedere. Come nel Sinai si fece ricorso all'aviazione per rallentare l'avanzata. Ma sfidare le batterie di missili SAM non fu facile. Durante il primo pomeriggio furono abbattuti 40 aerei. L'azione congiunta dei SAM 7, dei SAM 6 e della contraerea si rivelò quanto mai efficace. Gli israeliani tuttavia furono rapidissimi nel mutare tattica e sorvolarono a bassa quota la Giordania per prendere i siriani sui fianchi evitando gran parte delle batterie. I mezzi siriani distrutti e abbandonati testimoniavano l'efficacia dell'azione aerea. Il terreno bruciato e la vegetazione annerita erano la prova che gli israeliani, come gli americani in Vietnam, avevano impiegato il napalm. La domenica i carri armati Sherman, risalenti alla Seconda Guerra Mondiale, opportunamente modificati, furono schierati nel settore meridionale dinanzi ai più recenti carri di fabbricazione sovietica, i T-55 e i T-62. Malgrado un divario tecnologico di 30 anni, distrussero molti carri siriani, ma il prezzo fu alto. Le due brigate israeliane di prima linea furono praticamente annientate. Avevano però ottenuto l'obiettivo di far guadagnare tempo prezioso. Il sabato aveva avuto inizio la mobilitazione. Molti non attesero nemmeno le parole in codice, afferrarono l'equipaggiamento e si avviarono al fronte con tutti i mezzi a disposizione, autocarri, autovetture e autobus. Un plotone raggiunse la base nel Sinai a bordo di un furgone del latte. Il primo ministro Golda Meir espresse così il suo stato d'animo. Il nostro popolo, per quanto piccolo, per quanto circondato dai nemici, ha deciso di vivere. E se per vivere dobbiamo pagare un prezzo, siamo pronti a farlo. Il nostro non è un popolo disposto ad arrendersi. I rinforzi arrivavano nel Golan poco alla volta e venivano immediatamente inviati in prima linea.
La situazione era talmente disperata che non c'era tempo per una risposta coordinata. A sud i siriani erano ormai ad appena 10 minuti dal ponte di Bnot Yakov. Una volta completata la mobilitazione dell'esercito israeliano, le sorti della guerra cominciarono a cambiare. Le perdite erano state pesanti, 250 uomini sul Golan durante i primi 2 giorni. Era un prezzo troppo pesante per un piccolo esercito. Obiettivo prioritario divenne quello di limitare le perdite. Gli israeliani si affidarono maggiormente all'artiglieria per tenere a bada i siriani. I soldati di leva dell'esercito israeliano sembravano ottimisti. E il mercoledì 10 il capo di stato maggiore generale Lazar poteva fare il punto della situazione. Sono lieto di dirvi che siamo riusciti a respingere quasi tutte le forze siriane sulla linea del cessate il fuoco. Ma la controoffensiva era destinata a proseguire. Continueremo i contrattacchi domani, fino alla distruzione completa degli aggressori. Gli israeliani non potevano tornare sul fronte del Sinai prima di aver annientato la minaccia siriana, per cui attaccarono nuovamente nel settore settentrionale utilizzando il monte Hermon a protezione del fianco sinistro. L'11 ottobre varcarono la linea del cessate il fuoco, penetrando in Siria e prendendo la strada più breve verso Damasco. 2 giorni dopo erano 15 miglia al di là della linea del cessate il fuoco e ad appena 25 miglia da Damasco. Le riserve siriane organizzarono una accanita resistenza che rallentò notevolmente l'avanzata israeliana. Con la capitale minacciata dall'artiglieria israeliana, il presidente Assad, per allentare la pressione su Damasco, chiese un'offensiva egiziana nel Sinai. I MiG siriani partecipavano alla disperata difesa attaccando le colonne sul fianco sinistro dello schieramento nemico. Ma si trattava di sporadiche incursioni, in quanto ancora una volta la supremazia aerea di Israele era indiscussa. I MiG erano inferiori in combattimento e, avendo ormai praticamente distrutto il sistema missilistico siriano, l'aviazione israeliana colpiva obiettivi in tutta la Siria, rendendo difficoltosi i rifornimenti militari sovietici. Anche i rifornimenti via mare furono interrotti. La marina siriana fu spazzata via nella prima battaglia navale e l'Unione Sovietica si vide costretta a spostare la sua flotta per tenere aperti i porti siriani. Gli americani reagirono rinforzando la sesta flotta allo scopo di scoraggiare un ulteriore coinvolgimento sovietico nel conflitto. Anche il mondo arabo corse in aiuto della Siria. Le forze giordane sono entrate in Siria e sono state massicciamente impegnate in azione per tutta la giornata di ieri. 4.000 uomini della 40ª Brigata Giordana combatterono accanto ad una divisione corazzata irachena attaccando il fianco meridionale, ma il coordinamento si rivelò difficile ed entrambi i contingenti subirono pesanti perdite. Queste furono le ultime grosse battaglie tra mezzi corazzati sul fronte del Golan. L'avanzata israeliana verso Damasco proseguì fino a incontrare il grosso della resistenza intorno a Sessa. Con la capitale siriana a portata dell'artiglieria, gli israeliani si accontentarono di conservare le posizioni spostando parte delle forze sul fronte del Sinai. Nel Sinai, il 13 ottobre, gli egiziani avevano 3 teste di ponte che si estendevano per quasi tutta la lunghezza del canale, ma profonde appena 10 miglia. Tuttavia, si sentivano sicuri.
avevano conseguito la maggior parte degli obiettivi e, protetti da uno scudo di missili anticarro e antiaerei e circondati dai segni evidenti dei danni inflitti al nemico, non dovevano far altro che aspettare, secondo i piani, il cessate il fuoco. Ma Sadat aveva cambiato idea. Su ordine del presidente, le due divisioni corazzate che rappresentavano il grosso della riserva sulla sponda occidentale cominciarono ad attraversare il canale per esaudire il desiderio di Assad. Gli israeliani erano pronti. Era proprio quello che avevano sperato. I carri armati e la fanteria, equipaggiata con i modernissimi missili americani Tau, aspettavano il nemico al varco. Più gli egiziani si allontanavano dallo scudo antiaereo, più si esponevano alle incursioni dell'aviazione israeliana. Alle 6 del mattino del 14 ottobre ebbe inizio la più grande battaglia di carri armati dopo quella di Kursk nella Seconda Guerra Mondiale, con la partecipazione di 2.000 carri su un fronte di 100 miglia. Gli egiziani persero 264 carri, gli israeliani appena 10. Due le ragioni della sconfitta egiziana: la superiorità tattica degli israeliani e la maggiore adattabilità dei loro mezzi al terreno desertico. Ma mentre parlava, una colonna di carri armati israeliani stava demolendo lo scudo egiziano non nel Sinai, ma in Africa. Gli israeliani avevano attraversato il canale e, in assenza delle riserve egiziane, stavano penetrando in profondità dietro le linee nemiche. Individuato il punto debole dove si incontravano a nord dei laghi Amari la seconda e la terza armata egiziane, gli israeliani il giorno 15 avevano scatenato una controoffensiva sotto il comando del generale Sharon per aprirsi un passaggio attraverso la testa di ponte, attraversare il canale e distruggere le rampe missilistiche. Lo scontro più cruento aveva avuto luogo sulla sponda orientale, nei pressi della cosiddetta fattoria cinese, dove paracadutisti, unità corazzate e di artiglieria avevano combattuto per due giorni per impedire agli egiziani di colmare il vuoto apertosi alle spalle della task force. Attraversato il canale non avevano incontrato resistenza, in quanto i carri armati egiziani si trovavano sull'altra sponda. Avanzarono rapidamente attaccando le batterie di missili e proteggendo col fuoco dei mezzi corazzati i paracadutisti che distruggevano i bunker. Shazli era ad una svolta. Si batté per spostare sulla sponda occidentale le truppe corazzate, ma Sadat liquidò l'azione israeliana con l'appellativo di messa in scena televisiva e in segreto sollevò Shazli dal comando. Furono le forniture militari americane a Israele a convincere finalmente Sadat della gravità della situazione. I danni erano stati pesantissimi per entrambi, ma Sadat aveva previsto la fine delle ostilità molto prima che si esaurissero le forniture sovietiche. Ora si vedeva costretto a chiedere all'Unione Sovietica di cercare di ottenere un cessate il fuoco. Grazie ai due ponti gettati sul canale, la presenza israeliana sulla sponda occidentale si andava consolidando e la morsa si chiudeva su città e villaggi compresi in un'area di 1200 km quadrati. Cadevano in mano israeliana altre rampe missilistiche, indebolendo così l'ombrello antiaereo e consentendo agli aerei israeliani di minacciare le posizioni della seconda armata più a nord. Quest'attacco aereo del 22 ottobre ebbe termine pochi minuti prima dell'annuncio del cessate il fuoco. Ma il cessate il fuoco durò appena qualche ora. Gli israeliani ripresero ad avanzare fino ai sobborghi di Porto Suez e il 24 si trovavano al chilometro 101 della strada Suez-Cairo, ad appena 60 miglia dalla capitale egiziana.
La battaglia del cessate il fuoco trasformò la situazione. L'avanzata israeliana aveva intrappolato la terza armata egiziana nel Sinai, tagliando tutte le linee di rifornimento. A sud gli israeliani erano ormai in una posizione di forza. A nord la brigata scelta Golani sostenne un aspro scontro perdendo 70 uomini per la riconquista di Monte Hermon. 8 ore prima del cessate il fuoco del 22 ottobre la loro bandiera sventolava accanto a quella di Israele. Ma la bandiera israeliana sventolava anche in Africa. Quando entrò in vigore il secondo cessate il fuoco, i due eserciti si guardavano con circospezione dalle due sponde del canale a posizioni invertite. Unità delle Nazioni Unite erano giunte a garantire il rispetto della tregua e il passaggio dei rifornimenti nei punti di controllo israeliani. Fu uno straordinario colpo di scena. L'iniziale trionfo egiziano era stato completamente ribaltato. La sopravvivenza di un'intera armata dipendeva dalla buona volontà israeliana. Cedere territori al nemico, ma con lo scudo missilistico ormai distrutto e 20.000 egiziani prigionieri nel deserto, gli israeliani erano in posizione di vantaggio. Per la prima volta una delegazione egiziana arrivò al chilometro 101 della strada per il Cairo per trattare direttamente con rappresentanti di un paese la cui esistenza non veniva nemmeno riconosciuta. Nessuno dei partecipanti avrebbe creduto in una prosecuzione del dialogo o nel fatto che di lì a pochi anni il presidente Sadat avrebbe parlato dinanzi al Parlamento israeliano nel cuore di un paese che aveva fatto di tutto per annientare.